Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Yuri di Doki Doki Literature Club, quindi questo video conterrà spoiler. Se non avete giocato il gioco, non proseguite. Detto questo, cominciamo. Allora, Yuri a livello di design è molto molto bella, con quei capelli viola, gli occhi viola, e sicuramente tra le quattro ragazze è la più timida e chiusa e introversa, specialmente. Molto molto particolare, visto che le piacciono i coltelli, parecchio. È ossessionata molto, probabilmente anche da ciò. E poi sicuramente tra i personaggi lei è la più misteriosa. Poi ha dei dialoghi molto interessanti, molto curati. E anche il suo modo, diciamo, di muoversi e le espressioni che ha sono molto molto particolari. Penso che sia quella con le espressioni più uniche tra le quattro ragazze. Quindi sicuramente un po' diversa, però mi è piaciuta, eh. Molto, molto interessante soprattutto. E diciamo anche dopo che ha il suo cambiamento, diciamo quando passiamo all'oro psicologico, diciamo lei inizia a cambiare tantissimo, no? Passa dall'essere molto tranquilla e timida all'essere ossessionata da noi. Cioè lei diventa proprio una yandere assoluta in questo gioco. Che poi gioco è estremamente realistico, anche i personaggi sembrano veri, no? Sembra quasi di parlare con persone realistiche che abbiano una vita loro all'interno del videogioco. Quindi è assurdo. A me mi ha preso tantissimo, davvero un gioco spettacolare secondo me. Poi può piacervi, può non piacervi, ma secondo me è davvero unico e speciale. Poi una volta che diciamo Yuri entra in modalità yandere, la troviamo anche cioè, a tagliarsi, che comunque quando arriviamo anche a quella scena, cioè Monica riallaccia il tempo praticamente, cioè come se non fosse mai accaduto. Poi lei comunque inizia anche ad avere dialoghi molto più seri e molto più insani in un certo senso. Lei perde proprio la propria sanità mentale a un certo punto, e cioè dispiace perché comunque Yuri l'ha sempre vista tranquilla, timida, chiusa. Poi tra l'altro in questa maniera, diciamo fuori di sé, non è più la Yuri che conoscevi all'inizio del gioco, ma una Yuri completamente diversa. Una sofferenza. Però anche diciamo quando arriviamo alla sua scena, alla sua morte, quando la vedi uccidersi col coltello, cioè boh, anche lì ci sono stati lì a guardarla per 3 giorni di gioco, si intende, perché poi devi velocizzare i dialoghi e poi fai passare 3 giorni comunque vedere il cadavere diciamo decomporsi, il suo viso diventare più bianco, gli occhi che si schiariscono. Cioè dispiace perché Yuri dice affezioni comunque per la sua gentilezza, la sua, insomma, l'essere sé. Lei è molto particolare, strana, anche se le piacciono i coltelli, non so, ti fa tenerezza in un certo senso, proprio perché lei secondo me poi è anche il personaggio più misterioso proprio da tutte e quattro. Insomma ha un sacco di cose che non sappiamo, tipo il suo libro, anche quel libro che legge con quello che ha una copertina all'occhio, che comunque racconta un sacco di storie abbastanza creepy, belle pesanti in verità. Cioè anche quello sarebbe da approfondirlo, anche poi, proprio anche più sul suo conto, proprio su Yuri, perché un personaggio come lei è molto interessante. Poi vabbè, sappiamo che le piace fare il tè, che comunque le piace molto scrivere poesie. Le sue poesie comunque sono molto, sono curatissime e cioè molto ben scritte. Certe volte sono difficili da capire, anzi la maggior parte delle volte, però è un'altra parte sempre di lei, no? Tutte abbastanza misteriose, con storie abbastanza particolari, costruite in modo molto diverso, praticamente l'opposto di quelle di Natsuki, che sono tutte carine. Già. Poi quando diciamo entriamo sempre sì, nella fase più seria del gioco, Yuri inizia a darci anche quegli sguardi strani, con quegli occhi tutti particolari, che ti guarda proprio in modo abbastanza inquietante, parecchio inquietante. A me quegli occhi sono, cioè ti rimangono in testa davvero, te li sogni la notte, molto creepy. Poi perché, cioè la vedevi prima, Yuri era così carina, anche lei, e poi si trasforma. E poi anche triste, tipo quando abbiamo proprio la sua morte, no? Che lei si accoltella, però no, cioè prima di ciò, quando si dichiara a noi, comunque lei, secondo me lì è proprio ai limiti della sua sanità mentale. Cioè riesce a dichiararsi, riesce a dire che ci ama con tutto quello che ha, però è un amore insano ovviamente quello che aveva per noi, per il protagonista.
E anche quando, dopo che ha fatto la dichiarazione, ovviamente si ammazza, molto probabilmente perché avrà pensato che avrebbe potuto offrire lui, ovvero la persona che ama, oppure offrire se stessa. Secondo me lei ha deciso di uccidersi proprio perché non voleva fare del male al nostro protagonista, cioè a noi, quindi se ha deciso di uccidersi. Comunque dispiace, inizia a ridere follemente, avete presente? Fa quella super risata e poi bam, si ammazza. Ah, che dolore. Anche lì è come Sayori, Sayori però è stato molto più devastante per me. Però anche Yuri vederla muoversi è stato abbastanza brutto. Cioè, rimane impresso, poi anche la musica di sottofondo è molto diversa, è tutta più, molto più lenta se non erro. E c'è anche tipo il suo respiro di sottofondo, eh? In diverse volte Yuri si sente il respiro di Yuri in diverse occasioni. Rimane lo stesso un personaggio estremamente comunque piacevole, anche se una volta in metà Yandere è un po' più difficile capirlo, cioè è impossibile in verità. Però ti dispiace perché dici, cavolo, Yuri, anche lei. Poi sembrano tutti così vivi che è una sofferenza per lì. Vedere soffrire i personaggi e vederle cambiare in questa maniera è comunque molto pesante. Anche per Monica è la solita cosa, nonostante sia lei quella che ha combinato il tutto. Però a lei non è stata data l'opportunità di poter essere una candidata anche lei, diciamo. Di poter essere possibile da fidanzarsi con lei. Quindi ovviamente reagisce così perché vorrebbe avere qualcuno che la potesse capire. Invece non ha avuto quell'opportunità e quindi ha dovuto fare a modo suo. Che gioco non gliela dava quell'opportunità. Però cioè, ti dispiace perché dici, cavolo, tutta questa sofferenza. Ovviamente questo gioco è una trappola, secondo me. Perché non c'è un finale felice in nessuna maniera, non è ottenibile. Siamo costretti a tenercelo così, praticamente. Mi dispiace, perché comunque mi sarebbe. Non potremo mai raggiungere quel finale per il momento. Che questo gioco prima o poi venga aggiornato, o comunque si abbia un seguito o qualcosa, sicuramente prima o poi accadrà, perché comunque questi personaggi sono entrati nei cuori di molte persone. Però diciamo che per questo video è tutto, per questa character review su Yuri, un altro personaggio che mi è piaciuto parecchio. E sì, direi che ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!